Ragazzi, buonasera. Siamo Yuri e Lilo. Yuri. Ok, ragazzi, siamo tornati. Probabilmente ci aspetta una boss fight. Ho fatto solo un passo all'interno del gioco dove eravamo rimasti praticamente. Stava partendo un filmato. Ovviamente ho prontamente bloccato il tutto. Così almeno, insomma, vedete anche voi cosa accade. Mo, a proposito di vedere, a breve ci vedrete anche. Eccoci qua, ho Eccoci qua, cliccato un punto a vuoto e nel vuoto. non apparivamo. Così, a random. Allora, ecco qua, perfetto ragazzi, finalmente siamo tornati con Devil Within, riprendiamo. Devi cercare di resistere. Hoffman, stai indietro! No! Non sa quello che sta facendo! Oh, mazza tanto cuore! Oh, Hoffman! sì, Ciao! ciao! Ma che cazzo Liam! facciamo? No! Liam. Vuoi dire che quello è Liam? Stai indietro! Cioè, quello è un Nilo. Che cazzo ha fatto Neil? Non ti mischiare, Sebastian. È stato controllato Neil, pure lui. che è successo? Theodore mi ha mostrato la via. Adesso sono suo. L'ho aiutato a nascondersi. E in cambio lui mi ha dato una nuova vita. Una vita da schiavo! Tu non potrai mai Salutiamo capire. Lorenzo, intanto. Perciò devi bruciare! Ecco chi era quello che bruciava tutti con lanciafiamme, ti ricordi? No, si è rimessa la maschera. Pericoloso. Fa troppo caldo qui dentro. Eh sì. Devo spegnere le fiamme. Devo spegnere le fiamme? Che cazzo le spegno? Forse con quelle cose. Ma non stanno qua. Lasciati purificare. Oh! Lì. Sì, ciao. Siamo subito morti, manco ce ne siamo accorti Sì, praticamente. prima ancora di iniziare. Manco mi dà il tempo di capire che sta succedendo. Cioè, no, che sta succedendo, dove scappare più che altro. Oh. Ma noi non avevamo anche. Ma quelle cose che hai raccolto lungo il tragitto, tipo, che ne so, compressori. A Sì, possiamo cosa servono? farci tipo. Tipo i dardi, penso, i dardi congelanti. Però i dardi congelanti. Che non sarebbe male. Nel senso, se noi lo blocchiamo. Ne posso fare tre, addirittura. Facciamoci. Tipo da usare adesso. Essere migliore di me. Se non lo fa usare. Lasciati purificare. Fa troppo caldo qui dentro. Devo spegnere le fiamme. Non uscirai vivo da qui. Mi ha ordinato di occuparmi di te. Queste cose che sbrilluccicano. Morire o Nel cambiare, senso, prima come vuoi. lo. Oh, vaffanculo. Prima le incontravamo queste cose, però non sbrilluccicavano. Quindi mi fa pensare. Che sono utilizzabili. Esatto, che adesso sono utilizzabili. Beh. Mi dispiace, maestro. Non mi sfuggirà. Lo prometto.
dove stavo. È tornato nell'altra stanza. E moglie G, non torno. Mo sarebbe stato utile da morire. Ti ha offerto la libertà e tu l'hai rifiutata. Per cosa? E tu stai? Sì, padre Theodore. Gliel'ho detto! Ti sto seguendo. Corri finché vuoi! Non uscirai vivo da qui! Lascia che le fiamme ti consumino! La pagherai per questo! No! Di merda. Oh! Qualcuno. Mi dispiace, maestro. Non mi sfuggirò. Lo prometto! Non puoi sfuggirmi! Sta fa un bordello. Silenzio, capo. Non andare qui. C'ho un po' di trombolo davanti e poi non posso più scappare lì. Oh. Sottomettiti, Sebastian! Ascoltalo! Ti cambierà come ha fatto con me! Sì, padre Theodore! Gliel'ho detto! Capisco lo sta. Sta qua. Sì. Il fatto che abbiamo fatto poco danno. Sì, abbiamo due colpi di fucile al volo, niente da. Aspetta. E vaffanculo, mo te devi caricare, imbecille. Oh, sbaglio sempre. Niente, due colpi a vuoto perché il gioco ha deciso che gli deve passare attraverso. Mi dispiace, maestro. Non mi sfuggire, lo prometto. Ma no, se spari a quelle cose mentre lui c'è vicino? È quello che vuole fa, ma... Ok. Vedete qua. Vieni? Dai, hai mai visto tanto? Lasciati purificare! Oh! No, era troppo lontano, vaffanculo! Merda!
padre Theodore. Te l'ho detto. Ovviamente è chiuso. Carica. No. Basta correre. Io qua. La pagherai. Mi dispiace, maestro. Non mi sfugge. Lo prometto. Beh, diciamo che è una buona tattica questa qui, eh. Ti metterò all'angolo, dagli dei colpi. Ah, mannaggia, non posso. Stavo a pensare di farmi un dardo esplosivo. Ma no. No. Non è rimasto uno. No! Corri finché puoi. Uscirai vivo da qui. Fa culo. Sì, padre Theodore. Gliel'ho detto. No! Un culo davvero. Allora. Non sono più debole, Sebastian. Non mi sconfiggerai. Oh. Merda. Non avere un pelo. Sì. No, ho sbagliato. Cazzo! Carica sto fucile di merda. Sto dietro. Mi dispiace, maestro. Non mi sfuggirà. Lo prometto. No! No! Non puoi sfuggirmi! Dico lo cieco di merda! Sta quello di perfetto? No, pensavo di purificare! No! Vaffanculo! Ci mette 30 anni per caricare e altri 30 per scappare! Sì, padre Theodore, gliel'ho detto. Ok, non ce ne possiamo fare altri, allora... fumogeno la clone.
Oh, oh, se l'ha bloccato un cuore a più. Pensi di essere migliore di me? Sì. È abbastanza. Faccia di merda, vieni qua. Immagino che sia un'altra volta. Non sono più debole, Sebastian. Oh. Non mi sconfiggerai. Non sei più debole, non lo metto in dubbio, però. Non più che dubbio. No, non pensavo che arrivava laggiù. Era lontanissimo. Ok. Sì, ma sto pure per finire le munizioni. Ho rotto il cazzo. Ah, no! Prende alle spalle e gli spari a quella bombola che c'ha dietro. Ci ho pensato pure io, però. Dici troppo semplice. No, troppo semplice, no. Riesco a sorprenderlo, se. Se avessi avuto qualche... Oh, là sono apparse delle munizioni. Mi dispiace, maestro. Non mi sfuggirà. Lo prometto. Sta lì. Oh, meno male. Ora ne ho davvero abbastanza di te. Finché vuoi, non uscirai vivo da qui. Merda, però sta prendendo tutto fuoco. Sì, padre Theodore, gliel'ho detto. Lo stavo. Capirai se era solo la fase 1. Dove sta sto? Lasciati purificare. Non puoi sfuggirmi. Mi dispiace, maestro. Non mi sfuggi. Lo prometto. Fai sti colpi che passavano attraverso. Ma proprio non gli arrivavano, cioè proprio come se... Merda!
Io non so più dove scappare, che sta piaduto a fuoco. Devo... Per me l'acqua mi fa più nulla. Vedete? Dasse fuoco a qualcos'altro, sto coglione. Sta qua. Non sono più debole, Sebastian. Non mi sconfiggerai. No. Via. Corri finché vuoi. Non uscirai vivo da qui. Se non sto senza munizioni, che cazzo gli faccio? Che faccio? Mi posso creare solo una cura. Quindi ce ne ho due. C'ho ste munizioni arpioni, ma che non gli fanno una sega. No. Fino a 8000 metri. Un tempo questo mi avrebbe fermato. A chi non l'avrebbe fermato? Spero di trovare anche munizione un po' più utile. Tipo fucile. No, no. Non si trova un cazzo. Padre Theodore, gliel'ho detto. Stai. Cazzo sta? È sparito. Guarda, quando me lo aspetto me lo trovo in faccia. E quanto è sempre così. Sottomettiti, Sebastian! Ascoltalo! Ti cambierà come ha fatto con te. Vuoi niente, oh, pure a chilometri di via. Mi dispiace, ma è possibile, oh. Non mi sfuggire. Lo prometto. Lascia che le fiamme ti costruiscano. No, grazie. No! Sto fuoco de merda. Questa acqua che non funziona. Eh? Questa acqua che non funziona. No, più che mai. Io faccio il giro. Entro. Sta maledetto. Sì, padre Theodore, gliel'ho detto. Non riesco neanche a vederlo bene, nel senso. Non dice un mobile, gli sparo, ma non lo vedi. Quindi. Ti ha offerto la libertà e tu l'hai rifiutata. Per cosa? Basta correre. Lasciati purificare. Oh, ho sbagliato. Vaffanculo. Stronzo. Non si dà più un cavolo. Tutto sto fumo, fiamme. Mi dispiace, maestro. Non mi sfuggirà. Lo prometto. Mamma mia. Le parole sto tizio in lì, sto tizio?
altre parole. No, non credo, non credo. Glielo ho detto. Glielo ho detto. Tosta come boss fight, anche perché non... sì, perché comunque pure se gli spari gli fai una carezza. Lascia che le fiamme ti colpiscano. Attenzione, c'è dalle spalle. Sì, sì, ho visto. Fanculo. Faccia di merda. Di essere migliore di me. Niente. Pupo sta pure a 30 km. Te via lo stesso. Sì, padre Theodore. Gliel'ho detto. Madonna, da solo. No, vaffanculo, sto fuoco di merda. Oh, mamma mia, momenti ci ammazzo. Scappa. E non... si incastrano i muri di merda. No! No, all'ultimo! Vaffanculo! Oh, all'ultimo. Non meriti. Mannaggia, però. Da, mo tu ricomincia tutto da capo. Io spero di no. Eh sì, sicuramente. Appunto. Boss fight di merda. Togliamoci subito dalle palle. Prepariamo. Fatti i cazzi tuoi. Fa troppo caldo qui dentro. Devo spegnere le fiamme. Non uscirai vivo da qui. Mi ha ordinato di occuparmi di te. Puoi scegliere. Morire o cambiare. Come questo arriva. Cambiare come te anche no. Merda, però. Tutto vado, tutto pieno di fuoco. E perché abbiamo sbagliato, dovevamo passare dall'altra parte. E vabbè, ma c'era lui. Do passo. Sì, padre Theodore. Gliel'ho detto. Nel dubbio. Aspetta. Sottomettiti. La confusione e il senso di colpa spariranno. No. Lascia che le fiamme ti consumino. No, grazie. Pensi di essere migliore di me. Cascato nella mia stessa trappola. Invece di essere utile. Mi dispiace, maestro. Non mi sfuggirà. Lo prometto. Già mi ha tutti i coglioni, eh. Allora, intanto leviamo le fiamme che ci bloccano il passaggio, almeno. Sebastian, non mi sconfiggerai. Basta con
Però due colpi sono andati a vuoto, perché ovviamente il gioco, beh, il gioco decide che non deve uccidere. Ci stanno i bug di merda, ovviamente. Vai, un gioco di 6 anni fa, per carità, però. Dice, ci stanno i bug a quelli da adesso, pensa. Pensa prima. Però un po' ti rode. Allora, apriamoci. Da qua non usciamo più, lo dico io. Sta dietro o davanti? Non c'è sempre l'idea. La pagherai per questo! Lasciati purificare! Non puoi sfuggirmi! Mi dispiace, maestro. Non mi sfuggirà. Lo prometto! Oddio! Ah! Ah! Vale. Ancora più. Sono incalto. Sono emozionata a vedere sto mostro da vicino. Vabbè. Sto splendore. Sta lì. Oh. Sì, padre Theodore. Gliel'ho detto. C'ha le allucinazioni più totali. Siamo morti. Beh. Dove è andato? Tra da una passeggiata. Mi dispiace, maestro. Non mi sfuggirà, lo prometto! Mi ha offerto la libertà, Dio, e tu l'hai rifiutata! Dopo, oltre il vetro, mi sa. Sì. Stavolta ho sparato un bel po' di volte stavolta. Beh, sì. Se ci avessi la certezza che qua la bombola scoppia.
da uno. Ora ne ho davvero abbastanza di te. Rage mode. Mi dispiace, maestro. Non mi sfuggire. Adesso non mi fai più paura. Oh, via. Inizio a spingere qualcosa, però. Non per forza, altrimenti... Almeno un po'. Gustavo. Non ti sta. Mi vado dietro. Oh, con la luce si vede molto meglio. Beh, si vede voglia. Ok, non è qua. Sì, padre Tiriodor. Gliel'ho detto. Porco! Soldato. Porca miseria, allora via, non lo rifaccio stessi sbagli. Non lo rifaccio stessi sbagli. Mai e poi mai. Lasciati. Ma perché sta camminando troppo se l'ho curato? Non voleva l'accompagno. Ah. Piace, maestro. Non mi sfuggirà. Lo prometto. Non sto andando dietro. Basta correre. Dai, fai un po' di attività fisica. Levati, levati. Per fargli più danni possibile, comunque. Non sono più debole, Sebastian. Non mi sconfiggerai. Stanno i proiettili, vaffanculo. Oh, dai, cazzo, però. Gli ho svuotato un'armeria addosso a questo. Guarda se muore. È corazzato. Sì, padre Theodore. Gliel'ho detto! Che cazzo sta? Ecco. Sta passando là dietro, mi sbocco. Ultimo dardo. Lascia che... Ah! Fanculo, Sebastian! Mi si sta gonfiando la testa. Oh, che? Gli sta gonfiando la testa. Si sta gonfiando la testa. Giuro. Davvero. Non ci ho fatto niente. Ma? Mi dispiace, maestro. Non mi sfuggirà. Lo prometto. Oh. Non mi ho finito tutto. Colonna in mezzo alle palle, poi che spegni le fiamme? Forza, se no sono la prima del codeghino.
scusa, noi ci abbiamo. No. Ci abbiamo pure 8 tiri tipi. Sì, 8 tipi, 8 colpi di questa. Perché no? Perché no? Sì, padre Theodore. Sì, faccia di cazzo. Non sono più, ci vuole ben altro per fermarmi. Oh. Mo che non c'ho un cazzo. Basta. A chi danni io fa? Via. Andiamo a prenderci i proiettili. Dio santo vicino. Sì, infatti. Mamma mia. Cane cotto. Ma non lo so, fra questa e quell'altra, quella è più potente la pistola. Oh! Mille colpi in faccia. A un certo punto doveva morire. Che cazzo. Brutto coglione. Grazie, Sebastian. Finalmente libero dalla sua voce. Dalle mie paure. Ero così spaventato. Tu devi fermarlo. Non posso fermarlo se non so dove si trova O'Neill. Che quello è vero. Lui ha rimodulato la sua fase. Non è più qui. Bene. Dove sta? Il macchinario in quella stanza. Devi distruggerlo. Nella stanza 4. Quale macchinario? Me l'ha fatto costruire. Per nascondersi. Distruggilo. Così distruggerai lui. È successo. Cosa ha trasformato Neil in un mostro? Un lanciafiamme. Sono rimasta tutto il tempo nel mio rifugio. Quando Liam mi ha chiamato per incontrarci, ero felice di sentire la sua voce. Ma non era Liam. Era quel mostro. Ho cercato di farlo tornare in sé, ma l'hai sentito. Theodore Wallace gli ha fatto qualcosa. Poveraccio. Non volevo ucciderlo. Non avevi scelta. Theodore non l'avrebbe mai lasciato andare. Ora che facciamo? Diamo un'occhiata al macchinario di cui parlava O'Neill. Ok. Credo che sia dall'altra parte della stanza in cui ci hai trovato. Andiamo. Proviamo. Danneggiato. Il lanciafiamme. Potrebbe essere utile, ma è rotto. Se trovassi le parti giuste. Sì. Fra l'altro abbiamo finito tutto, non c'è più niente. Ecco. Abbiamo giusto l'arpione. Vado a vedere se c'era qualche. Ecco questo, com'è questo sta? Non è vero. Sto scherzando. Però mi faceva ridere. Ok. Attenzione, ci ha volato da dietro. Ciao Stefano. Ciao Stefano. Ciao Sabrina. Stefano e Sabrina, come state? Non erai mai disobbedire. Che dite? Sì, maestro.
Cosa? Ma è inoffensiva. Non è... No. Non oserei mai disobbedire. Certo, lo farò. Ok, ordinato. Siamo bene, siamo dal papi e domani torniamo. Sì. Servono autorizzazioni, tanto sono ottimo. Quindi grande mangiate, presumo. Devo mostrarti una cosa. È molto importante. Mi dispiace. Avete acceso la stufetta? Ma lui l'ha ordinato. Sicuramente sì. Presumi bene. Presumi bene. In queste giornate ci siamo dati proprio da fare con la cucina, col mangiare. Miseria. Non tocchiamo sto argomento. Un sacco di roba strana. Stava fabbricando qualcosa. Sì, sì, siamo al calduccio. Bravi. Noi intanto usiamo lo specchio per andare a salvare, ragazzi. Così. Stiamo al Calducci. Al Calducci. Che è il fratello di Gucci. Scusate. Teresa. C'è Teresa. Con gli occhi rossi, gli occhi di fuori. Gli occhi fuori. Ti ricordi da giovane? Kidman, sono io. Ti sento forte e chiaro, Sebastian. Mobius. Un nome. L'unico indizio che avevo. Ogni pista portava a un vicolo cieco. E ora scopro che sono dappertutto. Nascosti in piena vista. Non capisco come. Te l'ho detto. Puoi trovare la Mobius solo se sono loro a volerlo. E poi questi giorni grandi mangiate. Sanno ciò che fanno. Io personalmente alcol quasi zero. Cioè, quasi zero proprio. Quasi zero veramente. Cioè, nel senso, un paio di bicchieri. Un bicchiere. Un bicchiere addirittura. Proprio... I leader vengono scelti. La Mobius non vuole essere. Abbiamo solo mangiato tanto. Però... Mangiare sì. Se controllano tutti come i media, se non ci fosse un domani. Dovrebbero agire alla luce invece del sole. Il domani c'era. Si nascondono nell'ombra e ancora abbiamo sanno un po' i postumi delle mangiate. Se la gente scoprisse la verità, un po' la stanchezza vorrebbe un po'... distruggere la Mobius. Forse hai ragione. Ma se qualcuno scoprisse la verità, chi gli crederebbe? Già. Il modo migliore di nascondere un complotto è convincere la gente che non esiste. Esatto. Come l'area 51, tutti dicono, ah, gli alieni. Secondo me sono una base sperimentale dove provano dei prototipi di aeroplani militari, basta, finita là. Però si è creato sto mito, sta leggenda di stare 51, proprio. Per carità, ognuno è libero di credere a quello che vuole, ma... Che è? Ah, lo stronzo, tutti i dati di questo qua. Vabbè, poi ce li leggiamo con calma, ragazzi. Intanto mo le apre piano. Quando le deve aprire piano non le apre. E poi calcioni, capito? Sì, con violenza. Perfetto, ragazzi, noi ci salutiamo qui. Allora ci vediamo domani sera, perché stiamo anche domani sera sempre con Devil Within, ragazzi. Almeno lo continuiamo un po'. Sì, lo portiamo un po' più avanti. Sì. Visto che era rimasto un po'. Non sono sicuro, ma se i capitoli sono 15, quindi ne mancano altri 4. Non pochissimi. Stiamo a insomma, cioè, non manca proprio pochissimo, insomma. Stiamo a 13 ore di gioco. Dovrebbero essere 20 totali, 18, quindi mancano altre 7-9 ore. Quindi abbiamo ancora da fare. Abbiamo ancora da fare. Detto questo, ragazzi, grazie mille per la compagnia. Salutiamo Stefano che Stefano Sabrina. Sabrina. No, Stellina. Sabrina, scusate, l'orario non ci sto più a capire niente. È tardi. Grazie mille per la compagnia, Sabrina e Stefano che ci seguono sempre, stanno proprio al top, stanno sempre davanti, in prima fila. Fan numero uno. I quali vogliamo molto bene. Veramente grazie, ragazzi, e poi ovviamente ci incontriamo con calma, ci scambiamo anche i dovuti regali.
Mai di dietro. Mai. Sempre in prima fila. Attenzione, sennò. Pericoloso, pericoloso. Sciabolate arrivano a più di un posto. Questo. Vabbè, dopo di questa io. Bell'angoletto. E niente, vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social. Siamo un po' dovunque: Facebook, Instagram, YouTube e anche TikTok. Sì, esatto, ragazzi. Stiamo praticamente Che accoppiata tu e Stefano. Sempre. Praticamente basta scrivere Alpha Gamers ovunque e ci trovate a noi. Trovate noi stilizzati a cartoon con questi controller mano, che è più o meno questo. E mi raccomando, ragazzi, che sia computer, che sia Switch, che sia Xbox o PlayStation, divertite, basta queste console war di merda. Divertite, perché ultimamente sto leggendo certe su Facebook, gente che insulta la madre perché di un'altra persona, perché quello gioca Xbox e te giochi con la PlayStation. Giocate a quello che cazzo vi pare. Voi siete fantastici. Voi siete fantastici, ragazzi. Grazie mille per la compagnia e poi soprattutto sciavolato. No, basta. Vai a letto, che è tardi. Scherzo. Detto questo, ragazzi, buonanotte e grazie ancora. A domani. Sempre alle 22, mi raccomando. Circa. Poi cosa? Sì, sto indicando là, la telecamera sta qua, vabbè. Là. È ora di dormire. Sì, buonanotte. Buonanotte, a domani.